L'apertura martedì 8 novembre con Shakespeare e lo spettacolo Sogno di una notte d'estate per la regia di Carlo Cecchi. La chiusura mercoledì 28 marzo con il musical Peter Pan e la stagione di prosa 2011-2012 della Primo Riccitelli, pronta a soddisfare i palati più fini, all'insegna anche quest'anno della qualità, garantita dal direttore artistico Ugo Pagliai e dai nomi che gli appassionati potranno applaudire: Alessandro Preziosi, Massimo Ghini, Monica Guerritore, Cesare Bocci, Michel Hunziker. Ce n'è un po' per tutti i gusti e cercate di soddisfare un po' tutte le esigenze. Sì, però sempre all'altezza, non è che uno fa un minestrone così, cioè c'è una ragione per cui avviene tutto questo, perché sono aspetti di vita e di ricerca, diciamo, per ciò che riguarda il teatro, e di vita per ciò che riguarda proprio la vita di ognuno di noi. Quindi sono tutte cose diverse, se vogliamo, ma tutte con uno spessore notevole, insomma, qualsiasi testo uno prende, da Cyrano di Bergerac, così, grande poeta, grande storia straordinaria, insomma, di questo poeta, di questo personaggio bellissimo, che avrei voluto fare anch'io ai suoi tempi, ma insomma il tempo passa e poi non si fa tempo a fare tutto. Comunque sì, sono molto contento di questa stagione, perché è una stagione che ripercorre quello che è stato fatto anche negli anni passati, anche la stagione trionfale dell'anno scorso, che aveva questa caratteristica, e questa caratteristica voglio mantenerla anche per quest'anno. Capitolo abbonamenti: dal 7 al 21 settembre la possibilità di esercitare la prelazione, dal 3 ottobre l'apertura vera e propria della campagna abbonamenti, 200 euro e 160 euro per le platee, 110 e 85 euro per le gallerie. Presidente Cocciolito, si parte dai 2300 abbonamenti dello scorso anno per cercare di fare meglio con un'altra stagione di pregio. Intanto già confermarli sarebbe tanto, però diciamo gli elementi che ci portano ad essere ottimisti è che il numero di prelazioni che sono state effettuate quest'anno sono superiori a quelle dello scorso anno, quindi un attestato di forte fiducia, stima nei nostri confronti. Questo ha fatto sì che anche in un momento difficile di crisi economica, insomma, il nostro direttore artistico Ugo Pagliai abbia fatto un cartellone che sicuramente importante, prestigioso, all'altezza sicuramente di quelli degli anni passati.